Buongiorno amici, è domenica 16 giugno 2024, sono al Marina di Genova, dove sono arrivato oggi alle 14:30 al termine di una lunga tirata di 149 miglia in 31 ore dalle isole Porcherolle. Il video che vedrete riassume tutto questo viaggio dal porto di, come si chiamava? Da Port Camargue fino a Marsiglia e poi da Marsiglia fino a Genova. Ho deciso di mettere insieme diverse tappe. Questa è la fine, diciamo che a questo punto è finito il trasferimento, fra virgolette, che l'anno scorso ha visto 1800 miglia da Anversa fino a Cartagena e adesso ne ho fatte 1026 partendo da Cartagena il 20 di aprile e sono arrivato oggi a Genova. Quindi questo chiude finalmente i trasferimenti. Adesso la barca resterà qua un paio di settimane, io avrò un po' di cose di lavoro da sistemare. Ripartirò i primi di luglio, non so ancora esattamente quando, e a questo punto sarà vacanza vera, per cui finalmente spero di poter usare di più la vela e meno il motore per non avere e di non avere vincoli di orario, di trasferimento, di arrivare in un certo posto, tutte queste cose che mi hanno costretto a fare un sacco di motore. Ecco, da Cartagena qui ho fatto 160 ore di motore che lira più lira meno valgono 800 miglia e quindi ne ho fatte 800 a motore o in motorsailing e 200 a vela. Devo dire che il vento non ha aiutato, e spesso è stato contrario o assente, o comunque, vabbè, insomma, vedremo. Piano piano si migliorerà. Adesso vedrete questo trasferimento, questo video, di questa ultima tappa. Ci ho messo dentro una serie di quesiti anche tecnici per i quali mi piacerebbe avere commenti e risposte da parte di chi fra voi, e sono tanti, è sicuramente un velista più esperto di me. Fatemi sapere, aspetto i vostri commenti. Buona visione. Sono le 7 del mattino di venerdì 7 giugno 2024. Sono partito, ho lasciato il Marina di Port Camargue. Andando a Marsiglia, la distanza sono circa 60 miglia, quindi prevedo di arrivare intorno alle 19, che sarà un bel casino perché a quell'ora lì non avrò più assistenza per l'orneggio. Comunque, purtroppo adesso c'ho anche un nodo di corrente contraria, quindi non riesco a viaggiare più di 4 nodi e mezzo, nonostante io abbia le vele, 8 nodi di vento e 2000 giri di motore. Vediamo durante la giornata se la situazione migliora e se no vorrà dire che quando arriverò qualcosa mi inventerò. Buona giornata. Allora, sono in un viaggio da un'ora e un po', ho fatto circa 5 miglia, 6 miglia, purtroppo ho un nodo e mezzo di corrente contraria. Faccio quasi 6 nodi sull'acqua, ma ne faccio 4 e mezzo speed over the ground. Questo vuol dire che non arriverò prima delle 7 e mezza, se 9:30, quindi non ci sarà nessuno a dare assistenza per l'ormeggio. Sto viaggiando, ho dovuto riavvolgere il fiocco perché il vento, quel poco che c'è, ce l'ho con un angolo impossibile, troppo stretto, il fiocco ballava, c'ho randa e trinchetta, non è che fanno molto, adesso l'angolo non è neanche 30 gradi, questo era previsto, però
avesse un famoso chirurgo prima della mia operazione alla schiena, qualche cosa ci inventeremo. Proprio era una giornata da stare in porto, tempo brutto, non piove ma è tutto nuvolo, tutto coperto come vedete, pochissimo vento e quel poco è contrario, però nei prossimi giorni è ancora peggio. Io devo arrivare a Marsiglia perché devo prendere un aereo per Dublino, quindi non avevo scelta. Comunque la corrente contraria fortunatamente è finita, per cui adesso riesco a fare quasi 6 nodi, quindi dovrei arrivare in tempo per l'ormeggio. Ho fatto 12 miglia, sono le 9 meno 10, vediamo. C'è poco di velico in questa navigazione, è tutto a motore, o sulla randa, su solo la randa, perché veramente questa randa qua è fantastica, riesce a star su, ho un angolo sì e no di 25 gradi, però sta su, la barca è leggermente piegata, vuol dire che qualcosa fa. Di venerdì 14 giugno 2024 sono al port de Corbière a Marsiglia, dove sono arrivato la settimana scorsa da Port Camargue con una navigazione tutta a motore, come avete visto nella parte precedente di questo video. Sono pronto a partire per Genova. Ora per Genova sono circa 200 miglia, penso per questa notte, per oggi, di fare una tappa, di fermarmi in rada alle isole Porquerol, sono circa 50 miglia. Il tempo è orribile, nel senso che è tutto nuvolo, tutto coperto, prevista anche pioggia, però vento poco e quel poco contrario, come al solito nel Mediterraneo, per cui anche questa sarà una tirata di motore. E che vi devo dire, purtroppo questo è sempre un trasferimento, io voglio arrivare a Genova entro domenica, al massimo lunedì prossimo, quindi non ho tempo di veleggiare e aspettare il vento. Spero che sia l'ultima volta. Quando ripartirò da Genova dopo un paio di settimane di sosta, finalmente sarà la vera crociera estiva durante la quale potrò permettermi di andare a vela e aspettare il vento quando il vento non c'è. Speriamo, vediamo. Per adesso quindi oggi sarà quasi tutto motore e domani vediamo. Devo ancora decidere da domani cosa fare, se fare ancora una tappa. Da qui a Genova sono 200 miglia, quindi domani saranno 150. Se fare ancora delle tappe e arrivare a Genova lunedì, o se fare una tirata di 150 miglia in 30 ore e arrivare a Genova domenica. Ci penso e deciderò domani. Il meteo dal punto di vista vento e mare è tranquillo. Purtroppo il vento è poco e quel poco è contrario. Adesso sono pronto a partire, a dopo. Allora, sono partito da un quarto d'ora, ho circa 8-9 nodi di vento con un angolo di 30 gradi, 35, 40 quando va bene, che credo sia poco per tirare lo Yankee, quindi sto viaggiando con randa e trinchetta
e 1800 giri di motore e faccio tra i 5 e mezzo e i 6 nodi, che è una velocità che va bene. Probabilmente allargando un po' l'angolo e aprendo anche lo Yankee potrei andare solo a vela, ma come ho detto prima, alla fine questo è un altro trasferimento, non ho voglia di stare a fare esercizi, poi il tempo è brutto. Adesso vediamo quando doppierò il capo dell'isola qui davanti. Questa è l'isola davanti a Marsiglia, Marsiglia la vedete qua dietro, vedete che è tutto un muro, una stupenza. Quando doppio quest'isola avrò il vento contro, dovrò ritirare probabilmente anche la trinchetta, quindi è inutile fare tutta la fatica di aprire il fiocco per ritirarlo dopo mezz'ora. Per ora vado così, la barca viaggia bene e staremo a vedere. Ecco, qua si vede bene, 9 nodi di vento, l'angolo in questo momento è 45 gradi, il vento apparente è 12 nodi. Potrei anche tirare il fiocco, adesso vediamo, se rimane apro anche lo Yankee e provo ad andare a vela. Vedete che la mia rotta passata l'isola mi mette esattamente contro vento, quindi non so se vale la pena tirar fuori lo Yankee per poi ritirarlo fra mezz'ora. Allora, il vento è aumentato, adesso sono circa 13 nodi di vento reale, e visto che ce l'ho quasi contro sono 16-17 di vento apparente. Ho preso una mano sulla randa, sto andando con la trinchetta, purtroppo ho sempre un angolo stretto per cui mi devo aiutare col motore perché l'angolo è 30 gradi, vedete, ecco, una mano sulla randa e trinchetta. Come al solito la regola che io applico sempre, specialmente quando sono da solo, è ridurre la vela prima che sia effettivamente necessario, e infatti adesso devo dire che sto facendo la stessa velocità, la barca è meno piegata e sto andando bene. Vedete che oscilla fra i 12 e i 13 nodi, lo vedete dalla la goccia gialla, indica il vento reale e la sua direzione, e in questo momento 17 nodi di vento apparente con un angolo di 30 gradi, per cui una mano sulla randa e la trinchetta è perfetto, potrei anche provare ad andare solo a vela, ma adesso devo virare e poi ce l'avrò praticamente contro. Vediamo cosa succede quando sono sulla nuova direzione. Sto vento contrario è una vera maledizione, sarebbe perfetto, basterebbe che fosse un 30 gradi più a est o più a sud, così è proprio in faccia e mi tocca fare dei bordi stretti che faccio un sacco di strada in più e ottengo poco in termini di velocità. Circa 10-12 nodi, vento apparente tra i 13 e i 15, ho la trinchetta e una mano sulla randa e 1900 giri di motore per fare 5 nodi e mezzo, 5 nodi e 3. Ho provato ad andare senza motore, ma dovrei allargare di più l'angolo, quindi peggiorerei ancora il rapporto fra la strada da percorrere e la mia destinazione, e facevo 3 nodi, quindi non arrivo più. Adesso vediamo, sembra che il vento è dato in calo nel pomeriggio, vediamo cosa succede. Questo pezzo di costa a est di Marsiglia è bellissimo, peccato che la giornata è schifosa,
in arrivo a Porquerol. Sono le 8 di sera, è stata una navigazione brutta, tutta controvento, tutta motore, con la randa ma con angoli da 30 gradi anche meno, una cosa infernale. Comunque adesso qua ci sono due rade dove ci si può ancorare, spero solo che non ci sia troppo folla visto che è venerdì sera. Vediamo. Il piano B, se non c'è posto, tiro dritto e vado fino a Genova. Ormai è quasi buio, sono le 9:30, sono arrivato tardi. Comunque sono ancorato all'isola Porquerol. La rada è una meraviglia, essendo un venerdì sera piena di barche. Ho fatto anche fatica a trovare un posto. Bene, buonasera a tutti. Oggi è stata una navigazione non bella, vento contrario tutto il tempo, motore tutto il tempo con la randa, angoli impossibili, insomma, non bello. A forza di zigzag invece di 51 miglia ne ho fatte 60. Domani dovrei avere vento in poppa, spero. E domani parto per una tirata intera di 170 miglia fino a Genova. Arriverò domenica a mezzogiorno. Buona serata. È domenica 15 giugno 2024. Ecco, sono le 7:30 del mattino, un'immagine della rada all'isola Porquerol dove ho passato la notte, tranquilla, rada bellissima. Tante barche, era la notte fra venerdì e sabato, è normale, tutto sommato c'era spazio abbastanza per tutti. Posto incantevole, il tempo non è un granché, per adesso c'è ancora lo stesso venticello che c'era ieri, ma credo che sia solo una brezza costiera. Più tardi è previsto vento da ovest, quindi dovrei avere del vento in poppa, vedremo. Sono pronto a partire. Ho deciso di fare una tirata di 150 miglia fino a Genova, quindi parto adesso, dovrei arrivare domani verso le 2 del pomeriggio. Sono 145 miglia, quindi parliamo di 30 ore circa. Vedremo. Ci sarà un po' di vento da ovest, così perlomeno previsto, e poi della calma di vento, e vabbè, insomma, anche questa volta faremo molto motore, pazienza. Va bene, tutto pronto, barca è pronta, la vela è pronta per essere issata. Adesso mi muovo e poi saremo la vela. Buona giornata e buon vento a me. Per ora c'è un po' di aria contraria, credo che sia brezza del mattino, dovrebbe girare a ovest e averlo in poppa. Ho scoperto il problema della randa, adesso riesco a tirarla fino in cima. Il problema è, quando si dice principiante, non ci avevo mai pensato, bastava mollare il vang e la scotta in modo che il boma fosse libero e la randa va su fino in cima senza problemi. Vabbè, non si finisce mai di imparare. Questa è una panoramica dell'isola Porquerol, un posto veramente bello, qui valeva la pena di fermarsi qualche giorno.
Solito angolo a 30 gradi, la randa comunque porta, sta su in attesa che giri il vento. Lì davanti vedo acqua liscia, per cui probabilmente lì vento non ce n'è. Ecco lì un arnese per il quale mi dispiace solo di non avere dei tubi lanciasiluri. Adesso mi passerà vicino e farà le onde. Sono le 9, sono partito da un'ora e mezza, come previsto per adesso non c'è vento, sto andando con sulla randa per avere stabilità tra le isole Porquerol o le isole Hieres. Un po' di vento giusto, sono circa 6 nodi di vento attraverso, ho ancora un po' di motore, però perlomeno sono riuscito a tirar fuori tutte le vele che lavorano bene. Adesso provo a mettere in folle, vediamo che velocità faccio, così faccio 6 nodi. Provato a spegnere il motore, faccio 3 nodi e mezzo, non è un granché, però ci sono 6 nodi di vento, quindi sono al largo di Cap Camarà, dietro il quale c'è Saint-Tropez. Il vento dovrebbe aumentare, così dicono, vediamo se è vero. Beh, non si può dire che io non ci provi tutte le volte. Il vento è durato 10 minuti, poi è calato a 2 nodi, facevo 2 nodi di velocità e quindi lo Yankee è cominciato a sbattere e o ritiravo le vele o gli davo un po' di motore, cosa che ho fatto. Adesso ho 1500 giri di motore e sto facendo 5 nodi e mezzo, che va bene, con tutte le vele fuori. Il vento oscilla fra i 3, 4, 5 nodi. Lo prendo a un angolo di circa 60 gradi. Mare calmissimo, la giornata è parzialmente nuvolosa. Quello che si vede là in lontananza è Cap Camarà. Allora, il
contento, è arrivato esattamente come previsto da PredictWin, che ancora una volta non ha sbagliato un colpo. Aveva previsto che arrivasse alle 13 ed è arrivato alle 13. È ancora basso, dovrebbe aumentare un po', adesso siamo fra i 10 e i 12 nodi. Ho provato a spegnere il motore, il vento ce l'ho al gran lasco, infatti ho un angolo a 120-130 gradi, sto facendo 4 nodi. Per ora vado avanti così, vediamo se aumenta il vento, altrimenti tra un po' sarò costretto a dargli ancora un po' di motore. Adesso provo a mollare un po' la scotta della randa, vediamo se guadagniamo un mezzo nodo. Ci vorrebbe il Jennaker, ma per il Jennaker bisogna essere in due, da solo non me la sento. Sono al largo di Saint-Tropez, 20 miglia per arrivare davanti a Cannes. Circa, il vento si mantiene tra i 12-13 e i 15 nodi, quando è intorno ai 15 nodi ne faccio 5, ho circa 11 nodi di vento apparente, l'angolo è 140 gradi più. Ogni tanto il fiocco sbatte un po'. Dovrei usare il mio palo, il mio whisker pole, ma mi piacerebbe la prima volta usarlo con qualcuno un po' più esperto. Comunque si viaggia bene, è un'andatura da vento in poppa, la barca non sbanda e non si balla neanche tanto, il mare è ancora abbastanza calmo, c'è un po' d'onda provocata da questo vento che arriva da dietro, non c'è nessun problema. Sono davanti più o meno al golfo cosiddetto di Fréjus, sulla costa, ormai sono in Costa Azzurra, dove c'è anche la città di San Rafael, che sono a circa 12 miglia dalla città di Cannes. Però sono molto lontano dalla costa perché sto tirando dritto dal capo, come si chiama, Camarat, dritto verso Monte Carlo, verso Monaco. Sono a circa 8-10 miglia dalla costa. Ecco, adesso il vento è, questo è un momento in cui il vento tira 15 nodi e la barca cammina. Questa è un'andatura molto meno faticosa rispetto a quella di ieri. Ieri tutta controvento, è stata dura. Quando sono arrivato ieri sera dopo 12 ore ero stanco. Oggi sono tranquillamente, tranquillo, fresco come una rosa, pronto ad affrontare la notte.
il vantaggio della notte fra sabato e domenica è che non ci sono in giro i pescherecci, che sono la, quando si è sotto costa sono la preoccupazione maggiore. Allora, qui ho un argomento di riflessione e mi piacerebbe un parere di chi è più esperto. Allora, premesso che dunque io dai 13 ai 15 nodi di vento a un angolo da 150-155 gradi, quindi praticamente un gran lasco quasi poppa, con circa 10 nodi di vento apparente, faccio 4 nodi e mezzo, tra i 4 e mezzo e i 5 nodi. Però siccome c'è un po' d'onda, il fiocco continuava a sbattere. È vero che quello che bisognerebbe fare, bisognerebbe mettere il whisker pole. L'ho comprato a caro prezzo, dovrei imparare a usarlo, ma bisogna che prima me lo faccia vedere con qualche... voglio farlo la prima volta con qualcuno più esperto. Detto questo, ho riavvolto il fiocco e ne ho tirato fuori solo più o meno metà. A questo punto faccio la stessa velocità di prima e la vela non sbatte più. Cosa mi dite voi più esperti? La randa ce l'ho abbastanza aperta, come vedete, non porta via vento al fiocco. E la barca viaggia a 4,7, 4,6, 4,8, dipende dal vento. Quando il vento è 13 nodi faccio 4,5, quando il vento è 15 ne faccio quasi 5. Allora, il vento è salito fino a 18 nodi e devo dire che con questo assetto, con la randa intera tutta aperta e il fiocco più o meno a metà, sto viaggiando benissimo. Faccio 5 nodi e mezzo con poco stress e con 13-14 nodi di vento apparente. Ecco qua, vedete? Sono appena stato superato da un arnese lungo 100 metri. E là in fondo davanti alla prua, non so se si vede. C'è un po' d'onda, ma niente di grave, niente di cosa, sarà neanche un metro. No, vediamo questo vento fino a quando dura. Ormai dall'una sono 3 ore che sto andando a vela, benissimo. Siamo quasi all'altezza di Cannes, 30 miglia a Monte Carlo. Allora, nuovo aggiornamento, ho avvolto anche il fiocco perché continuava a sbattere anche parzializzato. Sto andando con la randa,
Lo so benissimo che qui i puristi della vela insorgeranno per dirmi che quando si va col vento in poppa bisogna andare col fiocco. Avete ragione, ma siccome c'è circa un metro d'onda e la barca balla, ogni volta che sale e scende dall'onda il fiocco sbatte e dà una legnata al mio rigging. Quindi preferisco andare solo con la randa piuttosto che andare col fiocco. Faccio comunque lo stesso 5 nodi. In questo momento ci sono tra i 15 e i 16 nodi di vento e ce l'ho praticamente in poppa. Ho un angolo a 160 gradi e faccio circa 5 nodi, che va bene per la mia tabella di marcia. Io arriverò domani alle 2 del pomeriggio, penso, quindi va tutto bene. E ovviamente il dibattito è aperto. Io ho comprato il palo buttafuori o whisker pole, come lo chiamano gli inglesi, apposta per viaggiare col vento in poppa, ma non mi fido a metterlo in opera da solo. L'ho provato l'altro giorno, ho provato a tirarlo giù, ma insomma andarla davanti da solo è un casino, quindi preferisco farlo quando sono con qualcuno un po' più esperto e prenderci confidenza. Col palo non sarebbe nessun problema, potrei andare con la randa e il fiocco da una parte e la randa dall'altra a farfalla o wing on wing, e andrei a, probabilmente farei più di 6 nodi. Però per ora mi accontento. Commenti sono benvenuti, anche se di parere opposto al mio. Eccola, ogni tanto prende le botte anche la randa. Ovviamente la randa è bloccata col freno, vedete la cima blu e il freno sul boma, per cui non c'è rischio di strappate involontarie. Allora, sono le 19:45, le 8:15, il vento è calato, ho lottato per un po' con la randa che però sbatteva anche lei e mi dava dei colpi sul rigging spaventosi, e quindi alla fine ho preso una decisione drastica, ho tirato giù tutto, ho tirato giù anche la randa. Adesso ci sono 8 nodi di vento e ce l'ho in poppa, per cui è come se non ci fosse. Ho tirato giù anche la randa e niente, adesso sto andando a motore e vediamo poi se il vento viene su di nuovo. Proverò ad andare col fiocco, ma ci vogliono almeno 15 nodi di vento per andare col fiocco, per tenerlo su. Forse senza la randa davanti va meglio. La randa l'ho tirata giù in qualche maniera, si è tutta incasinata, ho le cime delle borose da tutte le parti. Comunque poi quando sono dove c'è del mare un po' più calmo lo metto a posto. Il problema è che il vento, che a un certo punto è arrivato anche a 18-19 nodi e si andava benissimo, però ha tirato su un bel mare, e tutta quell'onda lì, quando è calato il vento, facendo ballare la barca, faceva ballare le vele. Io non so se c'è un rimedio, perché c'erano ancora 12-13 nodi di vento, ma le vele ballavano in una maniera spaventosa, per cui poi dopo il vento è calato di più, è andato a 8, 9, 10 nodi, 9, 8, adesso ce ne sono 7. Vabbè, a quel punto lì ho tirato giù tutto. Però non lo so, devo capire come navigare col vento in poppa. Forse col fiocco e il palo che lo tiene fuori è l'unica, non lo so, vedremo. Comunque sono davanti a Monte Carlo, anzi in questo momento sono passato da Antibes, fra 15 miglia arrivo davanti a Monte Carlo. Proiezione d'arrivo intorno alle 2 del pomeriggio. Questo era l'aggiornamento delle 8:15.
della città di Nizza. E queste invece sono di Monaco, Monte Carlo. Del mattino, domenica 16 giugno, sono a circa 35 miglia da Genova, dove arriverò intorno alle 14. Come vedete la giornata è molto nuvolosa, brutto tempo, chissà se prenderò anche della pioggia, non lo so. Poco vento e naturalmente quel poco di vento ce l'ho dritto in faccia. Ho issato la randa, la vedete, che avevo tolto ieri sera perché sbatteva. Tocca allargare un po' la rotta per evitare che sbatta. Comunque vabbè, mare mosso. Però con la randa la barca è più stabile, non balla molto. La notte è stata tranquilla, sono andato sempre a motore, il mare era abbastanza caldo. Del mattino di domenica è 16, è arrivato un po' di vento a farmi uscire dal mio torpore. Con randa e fiocco, anzi randa e yankee, faccio quasi 6 nodi, ci sono 11 nodi di vento, da 11 a 12 nodi di vento con un angolo di 90 gradi, perfetto. Arrivo a Genova in bellezza. È completamente nuvolosa, comunque vabbè. Ho preso una mano sulla randa, non ce ne sarebbe stato bisogno, avevo 12 nodi, 13 nodi di vento apparente, però vado alla stessa velocità con la barca meno sbandata. Faccio tra 5 e mezzo e 6 nodi con 11-12 nodi di vento al traverso. È perfetto.